Solo poche settimane fa parlavamo di Olimpiadi, di Milano Cortina e quale occasione di rilancio potevano essere i giochi 2026 per lo sviluppo del commercio e del turismo in Valtellina e Valchiavenna. Poi lo tsunami coronavirus, che non è stato un maremoto, ma lo stesso ha spazzato via in un colpo solo tutte le nostre certezze. Fra chi negli anni ricorderà questo periodo come un incubo, ci sono naturalmente i commercianti. Non dobbiamo perdere sicuramente il focus su quello che è il problema sanitario, perché è ancora estremamente rilevante, ma il momento economico, come sappiamo, è decisamente molto molto preoccupante, direi drammatico. Sono tanti gli elementi di incertezza relativi sia al quando sia al come potremo riprendere le nostre attività e potremo ricominciare a lavorare con estrema sicurezza e tranquillità. Come sistema locale stiamo cercando da alcune settimane di approntare degli strumenti che possano sostenere le aziende con interventi che si integrino e vadano a supporto di quelli già previsti a livello nazionale. Abbiamo avuto questo incontro con l'assessore alla montagna di Regione Lombardia, Massimo Sertori, con il presidente della provincia, il sindaco di Sondrio, il presidente del BIM. E con questo per cercare di capire effettivamente come si possa aiutare l'economia della nostra valle, come si possano trovare anche le risorse per poter portare avanti questi aiuti. Anche il mondo del turismo è in ginocchio. In modo trasversale veramente sono tantissime le attività in crisi, dalle imprese commerciali a quelle artigianali, il mondo delle professioni, per non parlare di tutto il sistema turistico per il quale dovremmo veramente pensare a delle soluzioni estremamente importanti. E il messaggio è che comunque ancora per questi 15 giorni dobbiamo restare in casa e pensare a cosa fare per il nostro futuro. Stiamo dunque a casa, ma al contempo cerchiamo di prepararci per la fase 2, che non sarà né breve né indolore.